Salve, ben ritrovati e ancora buon anno. Oggi nella ripresa di Venti ed Eventi vorrei fare una piccola riflessione sulla provincia di Foggia che tornerà al voto per eleggere il nuovo presidente a fine mese. Tratteremo con calma questo argomento, magari parlando, cercando di parlare con i protagonisti. Al momento sono tre le candidature: quella dell'uscente Gatta, poi c'è un candidato dirompente Di Mauro, sindaco di Lesina, e poi c'è un'altra candidatura, la terza, quella di Giuseppe Nobiletti, che è sindaco di Vieste. Tre candidature che, diciamo, hanno un po' sorpreso gli schieramenti politici, perché il centrodestra viene fuori da questa situazione un po' spaccato, mentre il centro-sinistra, non quello canonico, quello un po' più allargato, sembrerebbe compatto sulle posizioni di Gatta. Come si è arrivati a queste candidature? Eviterei di ricordarlo, anche perché ho già detto e scritto il mio pensiero, e credo che tutte le forze politiche di centro, di destra e di sinistra abbiano perso una grande occasione per tentare, come appunto mi sforzavo di dire e di scrivere, questa occasione per fare del brand Capitanata una scommessa per una nuova idea di futuro per il territorio. E tuttavia le forze politiche hanno ritenuto, rientra nelle loro competenze, di andare su scelte, come dire, di bandiera, e quindi quella che di qui a breve si andrà a consumare con una campagna elettorale che è in atto sarà una classica competition politica. Chi vincerà? È una domanda, come dire, dalla quale vorrei sottrarmi di dare una risposta, anche se un'idea ce l'ho. È una difficile previsione, perché l'uscente Nicola Gatta paga forse lo scotto di un passo politico molto incerto, prima al centro, poi voleva andare con Calenda, poi ha virato dall'altra parte, poi amico di Conte, alla fine è rimasto un po' isolato e si è rifugiato in un centrodestra azzoppato, perché mancano alcuni pezzi importanti, a cominciare dalla Lega. Dall'altra parte la candidatura del sindaco di Lesina, che in maniera spregiativa qualcuno ha qualificato una candidatura civetta, non si dicono queste cose, perché ci sono oltre 100 consiglieri che hanno firmato per quella candidatura, quindi è anche una questione di stile. Questa candidatura è il frutto di un dibattito dirompente che si va ancora consumando all'interno del centrodestra e che trova origine all'indomani del voto politico per alcune mancate candidature. E il riferimento al sindaco di Apricena Potenza e anche al ruolo del consigliere regionale Paolo Dell'Erba mi sembra scontato. Dall'altra parte invece, nel centro-sinistra, la candidatura di Nobiletti avrebbe messo d'accordo non solo tutto il civismo, che in Capitanata è molto fiorente, il lavoro di Rosario Cusmai è importante sotto questo profilo, ma avrebbe messo d'accordo, come dire, sia il Partito Democratico, sia i cosiddetti emilianisti, che sono contigui ai civici,
sia il Movimento 5 Stelle, che ha fatto, come dire, una riflessione molto articolata sul punto, sino a decidere di correre questa competizione insieme all'alleato che si ritrova in regione. Su Nobiletti dovrebbe essere scontato l'appoggio delle grandi piattaforme elettorali di Lucera, di San Severo e di Cerignola. Vi ricordo che in questa campagna elettorale votano solo i consiglieri comunali e i sindaci, è un voto ponderato, e dato che a Foggia non si vota, perché i consiglieri comunali di Foggia sono stati decapitati, come sapete, non dalla ghigliottina ma dalla giustizia, è chiaro che il passo più veloce in questa vicenda potrebbe averlo, almeno ai blocchi di partenza, proprio Giuseppe Nobiletti, che poi è un sindaco anche abbastanza in gamba, ha fatto un bel lavoro nella sua città di Vieste. Per il momento mi fermerei qui, poi vedremo se avremo l'opportunità, la possibilità anche di parlarne con i diretti interessati. Bene, io avrei finito per oggi. Vi ricordo che un programma politico non si inventa per la provincia di Foggia, un programma politico, come dire, si vive. E la cosa che a noi interesserebbe in questo momento, in questa fase, è che il programma politico fosse descritto, perché alcune cose sono state fatte, ma tantissime sono ferme al palo. Di qui c'è anche la polemica nel centrodestra nei confronti di Gatta, anche se Gatta poi da par suo si difende dicendo: guardate che io ho rilanciato il ruolo della provincia, e comunque queste sono cose che accadono, sono, come dire, di pragmatica nella politica. L'altro aspetto, e con questo vorrei davvero lasciarvi, riguarda la vicenda di quel che si aspetta da questo voto per la capitanata, che si aspetta di ripensare la provincia, di reimmaginarla. Vi ricordo che questa è una provincia importantissima, è la terza in Italia per estensione territoriale, quindi serve un presidente che sappia stare bene a cavallo di questa provincia, di una provincia così importante, perché se si continua in questa maniera, quel quadrupede è più un ronzino, e a noi serve invece un bel destriero capace di portare la provincia nel segno del miglior suo passato glorioso, da allegato, per non fare altri nomi, senza poi dire di Antonio Pellegrino, che per me rimane come storia il più importante, come dire, rappresentante istituzionale che Palazzo Dogana ha avuto in epoca moderna. Abbiamo finito. Voglio lasciarvi con una riflessione che riguarda la necessità del bene e del male che in questa campagna elettorale possa venire fuori, almeno da un dialogo. Noi cercheremo di provocarlo proprio qui in televisione, inviteremo in tre protagonisti. Serve dare alla provincia una opportunità nuova, diversa da quella che le ha conferito la legge, che ha, come dire, diminuito il ruolo di questi enti. Questo significa applicare dei nuovi rimedi, anche se applicare nuovi rimedi a volte significa anche prepararsi a nuovi mali. Ecco perché serve una persona tra quelle possibili che sia all'altezza del compito, perché il compito di presiedere la provincia non è così banale. È molto più importante, molto più significativo di quel che non si creda, soprattutto in questo pezzo del Mezzogiorno, dove le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Avrei finito, noi ci rivediamo la prossima settimana anche con Chiaro di Luna. Arrivederci.